Una figura fondamentale, importantissima, un giornalista di 26 anni che viene ammazzato in quel modo per fare davvero il suo lavoro, è un esempio positivo per tutta la città e ci ricorda anche quanto la nostra città e la nostra regione sia feroce. E quindi ogni giorno noi dobbiamo riuscire a lottare centimetro per centimetro, metro per metro, strada per strada affinché la nostra città sia completamente libera dalla camorra. E questo lo dobbiamo fare anche in nome e in ricordo di Giancarlo Siani.